State ascoltando Radio Bocca di Fuoco in diretta da Osso di Seppia, l'unica radio che trasmette le notizie più fresche nelle terre irradiate. Vi aspettavate che dicessi Punta Cannone, vero? E invece siamo nella nostra nuovissima sede di Osso di Seppia. Tutto più lussuoso, mentre parlo guardo la spiaggia, pensate che siamo solo a 4 km dal mare. È letteralmente il paradiso. Ringraziamo l'Arti per averci donato questa nuova sede e per aver rinnovato la nostra licenza di trasmettere nella regione 4 di Nuova Trinacria. Io sono Morgan, la vostra speaker del giovedì. Ciao a tutte le bellissime persone sopravvissute in ascolto. Avete mai avuto problemi di polvere? Quando ci sono le eruzioni laggiù non si può proprio respirare. Ebbene, fate attenzione questo weekend perché si prevede un polverone di cenere vulcanica. Non scendete al pozzo a lavare le coperte, niente pulizie di mezza estate, soprattutto chiudete la bocca quando vi stupite. L'Arti ricorda che la mascherina non ha mai ucciso nessuno. Toglierla, invece, è tutta un'altra storia. E adesso fuoco alle polveri, abbiamo parlato di eruzioni ed ecco una canzone in tema roccheggiante come questi pomeriggi. Vai che è finita la musica. Bellissime persone, eccoci di nuovo qui a Radio Bocca di Fuoco. Ci è arrivata adesso una notizia freschissima. La leggiamo insieme. Avete presente Zecchini, l'ex portaborse della signora presidente? Figura molto amata, davvero amata. Parlava della necessità di costruire nuove case. Insomma, ultimamente non si vedeva più molto in giro, avrete notato. Oggi avevo organizzato un discorso giù al panificio, però questo discorso non si è tenuto perché, fatemi leggere, sembra che prima di salire sul palco sia collassato a terra. Comunque, non vi preoccupate, è intervenuta prontamente un'ambulanza mandata dall'ufficio riabilitazione che l'ha portato via. Sarà curato al meglio, ne siamo certi, grazie all'Arti. Auguri di pronta guarigione, dottor Zecchini, attenzione ai colpi di calore per la prossima volta. E anche voi, vale anche per voi, attenzione, idratatevi, non state fuori al caldo nelle ore di fuoco e state sempre e comunque lontano dalla discarica. Michelino mi fa segno di tagliare? Abbiamo finito l'energia. Nell'attesa vi lascio con questa canzone, una delle preferite della signora presidente. A moment I can't forget when everyone sees.